23 novembre 2018, quarto congresso INAG, Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari che amministrano i beni sequestrati alla criminalità organizzata. Mafia, Camorra, 'Ndrangheta, al centro del congresso la gestione dei beni sequestrati che da sempre hanno rappresentato un problema per l'impossibilità di collocarli in modo rapido sul mercato e di fatto provocando una perdita di valore notevole degli immobili e delle aziende confiscate. Con il decreto sicurezza in corso di approvazione alla Camera dei Deputati vi sono modifiche sostanziali sul tema che agevolano il ricollocamento sul mercato dei beni sequestrati e confiscati che valgono molti miliardi. Il confronto all'interno del congresso si è protratto per tutta la giornata e vi hanno partecipato grandi magistrati come il presidente del Consiglio nazionale del CNEL Tiziano Treu, consiglieri nazionali degli ordini degli avvocati e commercialisti, economisti e criminologi. In sintesi, sui problemi e temi trattati ascoltiamo i vertici dell'INAG. Il video è pervenuto e vi spiego anche perché è pervenuto così tempestivamente anche se sul filo del rasoio, perché è stato girato ora a Villa Sinius nella prima di iniziare la riconsegna alla comunità sociale, quindi mi sembra di capire ai carabinieri, quindi siamo proprio nel luogo giusto, di un bene confiscato alla criminalità in Sardegna. Quindi lui presenta il logo, io mi auguro che la qualità sia decorosa perché è un giro di WhatsApp in buona sostanza, ma ormai la comunicazione è questa e devo dire che ovviamente non solo grazie al Ministro, che ovviamente ringrazierò anche successivamente personalmente, ma la testimonianza di una presenza in diretta su un bene confiscato credo che sia veramente di buon auspicio per i lavori congressuali e per il nostro mestiere futuro. E allora vediamolo. Qua da Villa Simius un saluto ai congressisti dell'INAG, grazie agli amici che ho incontrato in questi mesi da ministro. Alle mie spalle una villetta confiscata a uno spacciatore internazionale di droga che diventerà un presidio di ordine pubblico e verrà destinata ad alloggi per i carabinieri. Nel decreto sicurezza che verrà in approvazione definitiva nelle prossime settimane c'è un cambio di passo, c'è un cambio di marcia anche per la gestione dei quasi 20.000 beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla mafia. Contiamo su di voi, si scommette sulle società e sulle persone competenti e in buona fede, si apre al mercato in maniera intelligente con i dovuti controlli e anche per quello che riguarda le aziende si dà la possibilità di dividere quello che funziona e quello che non funziona per valorizzare, per mettere a reddito, per aiutare l'agenzia a crescere anche in termini di sedi e di personale e quindi grazie a chi ha fatto l'amministratore in questi anni e conto che con questo decreto lo possa fare ancora meglio, più professionalmente, con meno burocrazia e vedendo riconosciuti anche i suoi sforzi che il solo ente pubblico evidentemente in questi anni non è riuscito a fare. Vado a consegnare questo bene, vi saluto e vi abbraccio. Nel decreto sicurezza in via di approvazione in Parlamento sono contenute delle novità per quel che riguarda i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Solo per fare qualche cifra parliamo di 60.000 immobili e 17.000 aziende per un valore di diversi miliardi di euro. Cosa prevedono le nuove norme? A mio modesto avviso le nuove norme hanno correttamente impattato sugli immobili in confisca perché la previsione di vendita che già esisteva nella normativa precedente è stata integrata allargando la platea dei soggetti che possono, nel momento in cui lo Stato decide, avendo fatto tutti i tentativi, che quel bene non può essere affidato per fini pubblici, sociali e ritorna alla società in questi termini, possono a questo punto far intervenire una vendita a soggetti istituzionali come le fondazioni bancarie o le istituzioni pubbliche che si occupano di immobili, ai quali sostanzialmente è concessa una prelazione. Questo cosa vuol dire? Che si è trovata una formula per cui lo Stato vende, incassa realmente i corrispettivi di una vendita, ma il bene torna sostanzialmente a un uso sociale attraverso delle istituzioni che hanno il denaro sufficiente a comprarlo. E quindi questa è una soluzione che va messa subito in pratica.
Per le aziende invece sequestrate e confiscate non vi sono stati impatti significativi, e questo secondo me è giusto perché l'argomento è molto complesso, è di difficile precisazione, e per questo noi ci poniamo come interlocutori necessari. Gli amministratori giudiziari devono essere a quel tavolo e l'INAG è pronto a poter fare in modo di dare il proprio contributo allo sviluppo della normativa. Le novità sono diverse, soprattutto si va a sistematizzare, a organizzare l'Agenzia dei Beni Confiscati fornendo di personale, e quindi questo servirà soprattutto per accelerare le pratiche che sono numerosissime, più di 30.000 beni confiscati e più di 4.000 imprese, per cui questo permetterà un maggior ed un miglior lavoro nel territorio e di relazioni con le prefetture e gli enti locali e col terzo settore per poter assegnare i beni. Accanto a questo ci sono diverse norme che permettono quindi una sburocratizzazione, una velocizzazione, e quando tutto questo percorso non è stato compiuto, che il bene resta in mano all'Agenzia dei Beni, questi potranno essere anche venduti con una metodica molto ben precisa, per cui con delle aste, il prezzo non potrà scendere al di sotto di una certa soglia, chi partecipa alle aste verrà certamente verificato, per cui non si presenteranno teste di legno e quant'altro, e alla fine di tutto questo percorso, proprio alla fine, se ci sono i presupposti, il bene potrà essere anche demolito, e questo decreto aggiunge anche dei fondi proprio per la demolizione, quindi lo Stato sarà presente fino in fondo e affermerà le proprie capacità. Domenico Posca, fondatore ed ex presidente dell'INAG. Il codice antimafia ha subito diverse modifiche negli ultimi anni per rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata. A che punto siamo con l'applicazione concreta delle nuove norme? Quali i ritardi, se vi sono? Dal 2011, anno in cui è stato introdotto il testo unico antimafia, molte sono le modifiche che si sono succedute fino alla riforma dell'anno scorso con la legge 161. Anzi, si è andati anche oltre, perché negli ultimi mesi, tra decreti attuativi della 161 e ulteriori modifiche contenute nel DL sicurezza, si è continuati a intervenire. Lei mi chiede con quale efficacia? Le rispondo che per quanto riguarda la gestione dei beni delle aziende sequestrate l'efficacia non sempre è stata centrata, in particolare per quanto riguarda gli amministratori giudiziari abbiamo subito un attacco continuo da parte di un Parlamento e di un legislatore che hanno, si può dire, annichilito la categoria, pur partendo dai noti fatti di Palermo, peraltro però limitati a un giudice e a qualche amministratore, si è inteso di generalizzare una visione colpevolista nei confronti invece di professionisti che svolgono al meglio il loro dovere e che solo grazie al loro impegno mantengono in piedi queste aziende. E allora avere subito in questi anni attacchi sul fronte della limitazione al numero di incarichi, dei poteri dell'amministratore e dei compensi dell'amministratore non ha fatto altro che allontanare molti di noi da questa attività. E con quale risultato per la gestione? Sicuramente non quello dell'efficienza, perché se non sono i bravi a gestire questi beni e queste aziende abbiamo fatto l'ennesimo regalo alla criminalità organizzata. Il dato, forse uno dei pochi dati positivi, è stata l'introduzione, peraltro da noi fortemente richiesta e voluta all'epoca, della possibilità di finanziare queste aziende da parte dello Stato, ma anche in questo caso si registrano ad oggi notevoli intoppi burocratici a livello ministeriale, tanto che pensate che dopo due anni dall'introduzione di questa possibilità sono soltanto 17 le domande presentate e qualche decina quelle realmente ammesse, quindi su questo fronte dell'efficacia per la gestione dei beni sequestrati e delle aziende sequestrate si potrà fare molto di più. Con Sandro Cavaliere, consigliere dell'INAG, uno dei problemi spesso sottolineati dagli amministratori giudiziari è la reale efficacia operativa dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, organico insufficiente e poteri limitati. Con il decreto sicurezza in via di approvazione in questi giorni sono previsti significativi cambiamenti. Che cosa ne pensa? Io direi che l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in effetti negli ultimi anni, dovendo gestire numerosissimi beni confiscati, ma non solo, con il decreto legislativo 159/2011 aveva già preso in carico i beni durante la fase giudiziaria, per cui le unità lavorative sono drasticamente insufficienti. Nonostante
nonostante l'impegno profuso da tutti gli impiegati dell'agenzia, che veramente ci mettono tanta passione, proprio sono materialmente impossibilitati a gestire numerosi beni oramai sia sequestrati sia confiscati. Il decreto legge pacchetto sicurezza, il 113, diciamo così, che rimuove alcuni ostacoli che già la 161 aveva inserito nel codice antimafia per il potenziamento dell'agenzia, sia dell'organico sia del suo funzionamento. Questi ostacoli li rimuove appunto introducendo delle modifiche all'articolo 113 del codice, 113 bis del codice antimafia. E sostanzialmente in prima battuta direi che forse la cosa più importante che fa il pacchetto sicurezza è quello di fissare l'indennità dei soggetti che lavorano all'interno dell'agenzia, verificandola questa indennità di amministrazione a quella del Ministero di Giustizia per comparti similari. E questo è un vuoto normativo appunto che viene colmato dal pacchetto sicurezza e che permetterà in qualche modo di affrontare il potenziamento già previsto dalla 161.